Buongiorno, sono Gaspare Ingargiola, rappresento la nostra provincia di Trapani per conto della nostra confederazione CIFA Italia. L'incarico affidato è un incarico che sono sicuro porterà molte aperture nel territorio provinciale, sicuramente perché la confederazione, grazie al nostro presidente Andrea Cafà, ha avuto delle visioni importanti di unione tra le imprese delle varie federazioni che fanno parte della nostra confederazione, come la UnIPMI e l'UNPI, di cui mi pregio di essere anche responsabile per la regione Sicilia. Saluto anche il nostro carissimo presidente Salvatore Vigorini. Oggi la nostra confederazione sta avendo dei risultati importanti sulla contrattazione detta anche contrattazione scientifica perché porta in evidenza il lavoro ed il lavoratore. Cerchiamo di dare un sistema quadro a quello che è la vita del lavoratore, prendendolo come base per la crescita dell'impresa stessa. Sicuramente partiamo dalla formazione professionale. Il nostro fondo Fonarcom ha già da tempo date delle linee guida molto importanti. Oggi il governo affianca il fondo, i fondi interprofessionali, perché tutto nasce dalla formazione. La nostra contrattazione è una contrattazione di qualità, inserita in un contesto su cui si ricerca di dare la competenza con la qualità stessa. I nostri servizi sono servizi integrati nell'impresa. Sono servizi che portano avanti in primis la formazione professionale, portano avanti la bilateralità e la sanità integrata. All'interno del nostro sistema abbiamo, oltre al fondo Fonarcom, il fondo Sanarcom e l'ente bilaterale EPAR. I nostri sistemi e i nostri servizi sono integrati già dall'impresa grazie alle varie attività e protocolli d'intesa che sono stati sviluppati sia con le sedi provinciali dell'INPS e anche in accordo, in forte afflato, con le varie enti provinciali e regionali. I nostri contratti sono molteplici, utilizzati soprattutto perché affiancati ad un sistema confederativo che affianca anche l'accordo di secondo livello, la contrattazione cosiddetta di prossimità. È questo quello che la Confederazione porta avanti già da tempo. Il nostro territorio già da 10 anni, proprio quest'anno sono 10 anni che siamo attivi. Cerchiamo di avvicinarci non solo al lavoratore e alle imprese, ma soprattutto ai colleghi consulenti, ai colleghi commercialisti, agli avvocati, ai giuristi di impresa, ai professionisti in genere, perché crediamo che un territorio cresca solo quando il professionista è a fianco all'impresa.